No, ripeta, Roberto. Ah no, è incominciata a registrare, ci mancherebbe. Dunque, la domanda era stata fatta davanti agli studi televisivi. Sì. Il Sassuolo è un motivo di vanto, di orgoglio, è un valore aggiunto per Reggio, Mauro Del Bue o no? Siamo qui in questa pizzeria, si chiama? Piccolo sotto Brolè? Piccolo no, piedi grotto. Non siamo sotto Brolè. No. Tu hai un problema di ubiquità, pensi di essere sotto Brolè, non siamo in centro. Ecco. Con Roberto Tegoni, Morena... Che non vuole essere citata, tutto d'un pezzo, come si dice? C'è o non c'è? Come si dice la rubrica? Com'era la rubrica? La sua era... A pezzo intero? La Morena a pezzo intero, perché c'era l'onorevole in tre pezzi. E sotto era la Morena a pezzo intero. Ma c'è ancora? No, perché per una storia di virgole tu sapessi il punto. Che è difficile... Perché in sostanza io gli ho tolto due virgole, ci ho messo due punti no, e adesso... No, cambiato l'articolo. Comunque vabbè, lo stesso. Pensavo di farle un favore, invece lei si è arrabbiata con me e non ho più collaborato per la storia delle virgole. Però allora, è della mia o no? Perché il io... Sassuolo è un valore aggiunto per... Vanto per Reggio. No, il problema è paradossalmente il Sassuolo ha fatto aumentare il pubblico della Reggiana e per reazione Reggio ha scoperto di essere granata. Quindi siamo passati da 1000 abbonati a 5.243. Però nella fattispecie Mauro sì o no? Cioè sì o no, lei da che parte sta? Perché se lei è reggiano... Io sono per il sì. Per il no, sì. Per il sì al referendum. Non per il sì. No, cioè, adesso io ho fatto poche righe per domani, per tutto sport, tra l'altro buttate lì che non hanno senso in quel poche righe. Il Sassuolo... Via il Sassuolo da Reggio Emilia. No, vabbè, come fai a andare via il Sassuolo da Reggio Emilia che è proprietario dello stadio? Certo, certo, però lei sa che 2000... Come andare a casa di uno e dire tu adesso vai via perché non mi sei simpatico, insomma, a casa sua. Però, quindi sì. No, ma penso che adesso la vicenda... Vuoi sapere la mia sulla vicenda dello stadio? No, che no, le chiedo... Lo sport. No, io le chiedo solo questo, Mauro. Lei sta dalla parte dei tanti... Come io dire, non urlo via Sassuolo da Reggio Emilia. Perfetto. O sta dalla parte degli altri che per reazione, cito una cara amica, quasi collega, Alice Pignagnoli, volto televisivo, portiere di Serie A, che ha fatto almeno un post dicendo scusate ma guardate che noi l'Europa League la vedremo col binocolo. Chi è questa? Una ragazza opinionista, portiere, ma un volto televisivo, TV Parma, insomma, è stata spesso, ha scritto molto. Lei abita vicino allo stadio. No, Sassuolo ha chiamato Reggio la Reggiana, Barini, in affitto, ha pagato 850.000 euro d'affitto il primo anno. Dopodiché c'è stata, perché la Reggiana pensava con Sassuolo di poter avere un introito, no? Di risanare la società che aveva debito. Cioè. Poi Sassuolo, improvvisamente, senza niente a nessuno, perché noi stavamo facendo tutto perché lo comprasse la Reggiana, che infatti ha fatto l'offerta di acquisto. Ha comprato 1.600.000? 1.700.000? 3 milioni e... Allora, la base d'asta era 3 milioni e 5, mi pare, sbaglio? No, non mi ricordo. 3 milioni e 5. La prima offerta è stata della Reggiana, credo 3 milioni e 6, la seconda del Sassuolo a 3 milioni e 7, poi credo che sì, l'abbiano comprata 3 milioni e 7, la Reggiana non ha rilanciato. Loro hanno un difetto, che fanno le cose senza mai dire niente a nessuno. Ah sì? Sì. Allora non ci dissero niente, adesso non hanno detto niente a nessuno della Reggiana femminile. Però non c'è dubbio che per lo stadio è stato un grande affare, perché loro hanno investito un sacco di soldi, oggi si gioca uno stadio magnifico. Dice non è di proprietà della Reggiana. Sì, io sono molto incerto se preferire di vivere in una catapecchia o in un castello che di proprietà di un altro. Oggi Mauro riflettevo, passando per caso davanti al Mirabello, non avevo mai visto le gigantografie. Hai visto bello. Come le chiamiamo? Non sono gigantografie, come si chiamano? Mi aiuti lei che non mi veniva il termine. Ritratti li chiamerei, ma sai, io ho un lessico molto tradizionale. Però c'è qualcosa. Vabbè. Ma non sarebbe il caso di ripiegare sul Mirabello? Ecco, parlo di Reggiana no. Entro la Lega Pro. No. Cioè di Mirabello adesso. No, puoi intervenire anche Tegoni. Sì, però vorrei mangiare la pizza. Okay. Allora, ti prego io finché mangi la pizza, poi intervieni tu quando mangi sì, io. Però tagliamo fuori. No, facciamo così, Mauro. La lascio mangiare. La risposta. Dopo.